Laudentur Jesus et Maria, amici carissimi, do tutto il benvenuto a questo nuovo ciclo di catechesi intitolato Il mistero di Giuda. Un ciclo di catechesi nato un po', io non amo usare questo termine, però, stante ad una descrizione fenomenologica, potremmo dire che questo ciclo di catechesi è nato un po' per caso. Perché recentemente, non mi ricordo in che occasione, forse in occasione del viaggio fatto, del pellegrinaggio fatto sui luoghi anche di Maria Valtorta, credo che mi sia scappato, insomma, dal momento che in quella sede, lo farò anche adesso, lessi e feci una piccola catechesi sui motivi per cui Maria Valtorta aveva scritto l'opera, o meglio, sui motivi per cui Gesù aveva rivelato l'Evangelo, quindi il completamento del Vangelo alla mistica italiana. C'era anche appunto il settimo punto sulla conoscenza del mistero di Giuda. E siccome il centro editoriale valtortiano stava pubblicando, a mio avviso, un'operazione molto opportuna e molto intelligente, delle opere fatte in base a degli estratti tematici, cioè andare ad estrapolare, per esempio, negli scritti di Maria Valtorta, ciò che parla di Maria Maddalena. È un ciclo di catechesi che ho cominciato a fare, ecco, nel corso, nel momento in cui, ecco, va in diretta questa prima puntata, qualche mese fa. Il padre Roschini, anche quello è stato oggetto di catechesi, scrisse un libro stupendo. Lui ha fatto un'operazione veramente straordinaria. La Madonna negli scritti di Maria Valtorta ci fece un trattato di Mariologia viva, andando a fare un lavoro veramente pazzesco, di andare a estrarre tutti quanti i passaggi mariologici che vanno poi a comporre un trattato di Mariologia. Quindi un trattato di Mariologia molto diverso da quelli, cioè, simile, ma anche molto diverso da quelli classici, perché non ci sono, diciamo, parole auliche, semplicemente altri concetti teologici, ma proprio la rappresentazione al vivo di ciò che il contenuto di quel determinato aspetto mariologico esprime. Sapevo che era stato fatto qualche cosa anche su San Giuseppe, ma non sapevo che il centro editoriale Valtortiana avesse pubblicato già un volumone. Cioè, adesso lo faccio vedere in video, insomma, che è un volumone di 712 pagine sul mistero di Giuda. E quindi, quando ho fatto riferimento a questo fatto, dico: ma sarebbe bello che uscisse fuori anche un libro tematico su Giuda. Mi sono arrivate da diverse fonti le informazioni, per guarda di padre, che veramente il libro è già stato fatto. Dico: ma davvero? Sono andato a vedere nel catalogo, l'ho visto e l'ho subito acquistato. Dico: a questo punto tocca pensare un po', perché a mio avviso un approfondimento di questa figura in questo attuale preciso contesto storico è molto importante, oltre che molto significativo. Nostro Signore Gesù Cristo in persona, ovviamente, per chi crede a queste cose, al termine del decimo volume fece mettere, il decimo volume dell'opera sul Vangelo, le sette motivazioni per cui lui ha realizzato quest'opera colossale, che voi capite che, sempre per chi ci crede, se fosse vera, è un unicum nella storia della Chiesa. Io ovviamente ho una mia opinione personale, che è evidente, altrimenti non starei a fare queste cose, no? Quindi, comunque, nel settimo punto, io qui leggo testualmente, perché è ovvio che la lettura è doverosa per introdurre il nostro discorso, quello che lui dice circa la settima finalità per cui ha dato l'opera. Infine, farvi conoscere il mistero di Giuda. Usa proprio lui questo termine, il mistero di Giuda. Quel mistero che è la caduta di uno spirito che Dio aveva beneficato
straordinariamente. Un mistero che in verità si ripete troppo sovente e che è la ferita che duole nel cuore del vostro Gesù. Farvi conoscere come si cade, mutandosi da servi e figli di Dio in demoni e deicidi che uccidono il loro, che uccidono Dio in loro con l'uccidere la grazia, per impedirvi di mettere il piede sui sentieri dai quali si cade nell'abisso e per insegnarvi come usare per vedere di trattenere gli agnelli imprudenti che si spingono verso l'abisso. Applicate il vostro intelletto a studiare l'orrenda e pur comune figura di Giuda, complesso in cui si agitano serpentini tutti i vizi capitali che voi trovate e avete da combattere in questo o in quello. È la lezione che dovete maggiormente imparare, perché sarà quella che vi è più utile nel vostro ministero di maestri di spirito e di direttori di anime. Quanti mai in ogni stato della vita imitano Giuda, dandosi a Satana e incontrando la morte eterna. Quindi non necessitano di molti commenti queste parole. Lui parla di una figura di Giuda molto diffusa, quindi molto presente. Quanti imitano Giuda? Ci sono due aneddoti che riguardano due papi. Il primo lo sentì dalle orecchie, raccontarlo dalle orecchie di un vescovo della chiesa, che frequentò il seminario romano di Roma ai tempi di Paolo VI. Questo vescovo raccontava che durante una celebrazione del Giovedì Santo, fatta appunto in quel seminario, a un certo punto Paolo VI doveva fare l'omelia, ma si alza e poi si siede e scoppia in pianto, ripetendo semplicemente queste parole: Giuda, sapeste quanti ce ne sono adesso in giro. Erano gli anni in cui, per chi non lo sapesse, negli anni 70 ci fu una fuga, un abbandono del ministero sacerdotale record. Record. E insomma, se posso fare una notazione, dico, sì, Paolo VI, se disse qualcosa, ma ci vuole la scienza infusa per capire che se ci sono una moria di preti che lasciano il ministero, questa sarebbe la primavera della Chiesa, giusto? La tanto sospirata rinascita della Chiesa post-conciliare. Dico, no? E infatti Paolo VI stesso fu colui che disse: ci aspettavamo che venisse il sole della primavera, qui è venuto il freddo dell'inverno. Però sì, alle constatazioni amare, fin da allora non mi sembra che siano seguite però delle contromisure adeguate. Comunque i processi sono andati avanti a tempo indeterminato. Anche Giovanni Paolo II, questo è un aneddoto che circolava, non ricordo la fonte. Lo riporto così come però lo ricordo nella mia testa, come dico, c'è una sorta di ironia un po' amara, dicendo che sì, il nostro Signore aveva un Giuda per 12 apostoli. Lui aveva un apostolo fedele su 12. Cioè, su 12 apostoli, 11 erano Giuda e uno era un apostolo fedele. Cioè, è andato un po' peggio. Quindi Giovanni Paolo II è, diciamo, quasi il successore di Paolo VI, perché, salva la brevissima parentesi di Giovanni Paolo I, sappiamo bene, no? Quindi, siccome il nostro Signore non fa le cose a caso, non è certamente un caso che
l'opera sia stata data nel XX secolo e che ci sia questo invito ad approfondire oggi più che mai la figura di Giuda. Dette queste parole di introduzione, forse un po' troppo prolisse, apriamo questo bel libro e cominciamo a vedere il primo capitolo, che possiamo tutti quanti ovviamente comprendere e immaginare, che si intitola Il primo incontro tra Giuda e Gesù di Nazareth. Seguo sempre lo stesso metodo in queste catechesi, nel senso che leggo il brano e poi o lo commento al termine della lettura, oppure, questo dipende dalle circostanze, anche da quello che mano a mano che procede la lettura mi sembra opportuno, faccio qualche sosta e qualche breve commento durante appunto la lettura. Quindi, il mistero di Giuda, il primo incontro. Gesù è insieme a sei discepoli. Devono ancora essere le feste pasquali perché c'è sempre molta folla per la città. È verso sera e molti si affrettano alle case. Anche Gesù va verso la casa dove è ospitato, una vera casa già di campagna, fra folti ulivi. Dal rustico piazzaletto che ha sul davanti si vedono le piante scendere a balzi giù dal colle, fermandosi laddove è un torrentello poco ricco di acque, che se ne va tra l'insenatura che è tra due colli, poco alti. Sulla cima di un colle è il tempio, sull'altro colle solo ulivi e ulivi. Gesù è alle prime pendici di questo morbido colle, che sale senza asprezza, tutto mite di piante pacifiche. Un uomo anziano dice a Giovanni: «Vi sono due uomini che aspettano il tuo amico». Direi che Giovanni conosce quest'uomo, che deve essere il contadino o il proprietario dell'uliveto. Dove sono? Chi sono? Non so, uno certo è giudeo, l'altro non saprei, non gliel'ho chiesto. Dove sono? Nella cucina, in attesa, e sì, ecco, c'è anche uno tutto piaghe. Là l'ho fatto stare perché non vorrei fosse lebbroso. Dice che vuole vedere il profeta che ha parlato al tempio. Gesù, che sino a quel momento aveva taciuto, dice: «Andiamo prima da questo. Dì agli altri di venire, se vogliono. Parlerò qui, nell'uliveto, con loro». E si dirige verso il punto indicato dall'uomo. «E noi che facciamo?» chiede Pietro. «Venite, se volete». Un uomo tutto imbacuccato è addossato al muretto rustico che sostiene un balzo, il più prossimo al limite del podere. Deve essere salito lì da un viottoletto che conduce lì, costeggiando il torrentello. Quando vede venire Gesù verso di lui, grida: «Indietro, indietro!» Ma ha anche pietà e scopre il suo tronco lasciando cadere la veste. Se il viso è già coperto di croste, il tronco è un ricamo di piaghe. Quali già ridotte a buchi fondi, quali semplicemente come bruciature rosse, quali biancastre e lucide, come se sopra avessero un vetrino bianco. Sei lebbroso, che vuoi da me? Non mi maledire, non mi lapidare. Mi hanno detto che l'altra sera ti sei manifestato come voce di Dio e portatore della grazia. Mi hanno detto che tu hai assicurato che alzando il tuo segno sani ogni male. Alzalo su me. Vengo dai sepolcri, là ho strisciato come una serpe tra i rovi del torrente per giungere qui non visto. Ho aspettato la sera a farlo perché nella penombra meno si vede chi sono. Ho osato. Ho trovato costui della casa abbastanza buono, non mi ha ucciso, mi ha detto solo: attendi contro il muretto, abbi tu pure pietà. E poiché Gesù si avvicina, lui solo, perché sei discepoli e il padrone del luogo con due sconosciuti sono lontani e mostrano chiaramente ribrezzo, dice ancora: non più avanti, non più, sono infetto. Ma Gesù procede. Lo guarda con tanta pietà che l'uomo si pone a piangere e si inginocchia col volto quasi a terra e geme: il tuo segno, il tuo segno.
Sarà alzato nella sua ora, ma a te dico: alzati, sii sanato, lo voglio. E siimi tu segno in questa città che deve conoscermi. Sorgi, dico, e non peccare per riconoscenza a Dio. L'uomo si alza piano piano, pare che emerga di fra le erbe alte e fiorite come da un lenzuolo di tomba, ed è guarito. Si guarda all'ultima luce, è guarito. Grida: mondo sono, oh, che devo fare ora per te? Ubbidire alla legge, risponde Gesù. Vai dal sacerdote. Sii buono in futuro. Va. L'uomo ha un moto per gettarsi ai piedi di Gesù, ma si ricorda di essere ancora impuro, secondo la legge, e si trattiene. Ma si bacia le mani e getta il bacio a Gesù e piange di gioia. Gli altri sono di pietra. Gesù volge le spalle al guarito e sorridendo li riscuote. Amici, non era che una lebbra della carne. Voi vedrete cadere la lebbra dei cuori. Siete voi che mi volete? Dice due sconosciuti. Eccomi, chi siete? Ti abbiamo udito l'altra sera nel tempio, ti abbiamo cercato per la città. Uno che si dice tuo parente ci ha detto che qui stai. Perché mi cercate? Per seguirti, se ci vuoi, perché tu hai parole di verità. Seguirmi. Ma sapete dove sono diretto? No, maestro, ma certo alla gloria. Sì, ma ad una gloria non della terra. Ad una gloria che ha sua sede nel cielo e che si conquista con virtù e sacrificio. Perché volete seguirmi? Torna a chiedere. Per avere parte alla tua gloria. Secondo il cielo? Chiede Gesù. Sì, secondo il cielo. Ma non tutti possono arrivarvi. E riprende Gesù, perché Mammona insidia i desiderosi di cielo più degli altri. E solo chi sa fortemente volere resiste. Perché seguirmi, se seguire me vuol dire lotta continua con il nemico che è in noi, col mondo nemico e col nemico che è Satana. Perché così vuole il nostro spirito che è rimasto conquistato da te. Tu sei santo e potente. Noi vogliamo essere tuoi amici. Amici. Gesù tace e sospira. Poi guarda fisso quello che ha sempre parlato e che ora ha lasciato cadere il mantello dal capo, apparendo a testa nuda. Chi sei? Tu che parli meglio di un popolano? Giuda sono, di Simone, di Kerioth sono, ma sono del tempio. Attendo e sogno il re dei giudei. Re ti ho sentito nella parola. Re ti ho visto nel gesto. Prendimi con te. Prenderti ora, subito, no. Perché, maestro? Perché è meglio pesare se stessi prima di prendere vie molto erte. Non credi alla mia sincerità? L'hai detto. Credo al tuo impulso, ma non credo alla tua costanza. Pensaci, Giuda. Io ora andrò via e tornerò per la Pentecoste. Se stai nel tempio mi vedrai. Pesa te stesso. E tu chi sei?
Un altro che ti vide, vorrei essere con te, ma ora ne ho sgomento. No, dice Gesù. La presunzione è rovina. Il timore può essere ostacolo, ma se viene da umiltà è aiuto. Non temere. Anche tu pensa. E quando verrò... Maestro, sei tanto santo, ho paura di non essere degno, non di altro, perché sul mio amore non temo. Come ti chiami? Tommaso, detto Didimo. Ricorderò il tuo nome, va in pace. Gesù li congeda e si ritira nella casa ospitale per la cena. I sei che sono con lui vogliono sapere molte cose. Perché, maestro, hai fatto differenza tra i due? Perché una differenza ci fu. Tutti e due avevano lo stesso impulso, chiede Giovanni. Amico, anche lo stesso impulso può avere diverso succo e fare diverso effetto. Certo che i due hanno lo stesso impulso, ma uno non è uguale all'altro nel fine. E quello che pare il meno perfetto è il più perfetto perché non ha fomite di gloria umana. Mi ama perché mi ama. Anche io, ed io pure, ed io, è la risposta di altri. Lo so, vi conosco per quello che siete. Siamo dunque perfetti? Oh no! Ma come Tommaso lo diverrete se permarrete nella vostra volontà d'amore. Perfetti! Oh amici, chi è perfetto se non Dio? Tu lo sei! E rispondono. Gesù istruisce sul concetto della perfezione riferita alla natura umana e riferita a se stesso in quanto di natura divina. Gesù parla dolcemente, seduto dalla povera mensa, con le mani che gestiscono pacatamente sulla tavola, il volto un poco inclinato, illuminato da sotto in su dalla lampadetta ad olio posata sulla tavola. Sorride lievemente. Già maestro nell'imponenza e tanto amico nel tratto. I discepoli lo ascoltano attenti. Maestro, perché tuo cugino Giuda Taddeo, pur sapendo dove tu abiti, non è venuto? Pietro mio, tu sarai una delle mie pietre, la prima, ma non tutte le pietre sono facili ad usarsi. Hai visto i marmi del palazzo pretorio? Strappati a fatica al seno montano, ora sono parte del pretorio. Guarda invece quei sassi che splendono là, a raggio di luna, fra le acque del Cedron. Da loro sono venuti nell'alveo e se uno li vuole, ecco, subito si lasciano prendere. Il cugino mio è come le prime pietre di cui parlo, il seno del monte, la famiglia lo contende a me. Ma io voglio essere in tutto come i sassi del torrente. Per te sono pronto a lasciare tutto. Casa, sposa, pesca, fratelli, tutto rabboni per te. Lo so, Pietro, per questo ti amo. Ma anche Giuda verrà. Chi? Giuda di Kerioth? Non ci tengo. È un bel signorino, ma preferisco, me stesso preferisco. Ridono tutti dell'uscita di Pietro. Non c'è niente da ridere, voglio dire che preferisco un Galileo schietto, rozzo, pescatore, ma senza frode ai cittadini che... Non so. Ecco, il maestro capisce ciò che vi intendo. Sì, capisco, ma non giudicare. Abbiamo bisogno l'uno dell'altro sulla terra e i buoni sono mescolati ai malvagi come i fiori su un campo. La cicuta è a fianco della salutifera malva. Bussano alla porta, è Tommaso di nuovo, entra e si butta ai piedi di Gesù. Maestro, io non posso attendere il tuo ritorno, lasciami con te. Sono pieno di difetti, ma ho questo amore,
solo, grande, vero, il mio tesoro. È tuo, è per te. Lasciami, maestro. Gesù gli pose la mano sul capo. Resta, Didimo, seguimi. Beati quelli che sono sinceri e tenaci nel volere. Voi, benedetti, più che parenti mi siete, perché mi siete figli e fratelli, non secondo il sangue che muore, ma secondo il volere di Dio e il vostro volere spirituale. Ora io dico che non ho più stretto parente di colui che fa la volontà del Padre mio, e voi la fate perché volete il bene. Siamo ancora nello stesso ambiente, la larga e bassa cucina, scura nelle pareti fumose, appena illuminata dalla fiammella a olio posta sulla tavola rustica, lunga e stretta, sulla quale sono seduti in 8 persone, Gesù e i 6 discepoli, più il padrone di casa, 4 per lato. Gesù è ancora rigirato sul suo sgabello, perché qui non sono altro che sgabelli senza spalliera, a 3 piedi, proprio cose di campagna, parla ancora con Tommaso. La mano di Gesù è scesa dal capo di Tommaso alla spalla dello stesso. Gesù dice: alzati, amico, hai già cenato? No, maestro, ho fatto pochi metri con l'altro che era con me e poi l'ho lasciato e sono tornato indietro, dicendogli che volevo parlare al lebbroso guarito. Ma ho detto così perché pensavo che egli avrebbe sdegnato di accostarsi ad un impuro. Ho indovinato. Ma io cercavo te, non il lebbroso. Volevo dirti: prendimi. Ascolta, dice Gesù, domani alle prime luci il lebbroso si partirà dai sepolcri per trovare chi avverte il sacerdote. Tu andrai ai sepolcri per primo, è carità, e direi forte: o tu che ieri sei stato mondato, vieni fuori, mi manda a te Gesù di Nazareth, il Messia di Israele, colui che ti ha sanato. Fa che il mondo dei morti viventi conosca il mio nome e frema di speranza. E chi alla speranza unisce la fede, venga a me, che io lo guarisca. È la prima forma della mondezza che io porto, della risurrezione di cui sono padrone. Un giorno ben più fonda mondezza io darò. Un giorno i sepolcri sigillati erutteranno, i morti veri che appariranno per ridere dalle loro occhiaie vuote, dalle mandibole scoperte per il giubilo lontano e pur sentito dagli scheletri degli spiriti liberati dal limbo d'attesa. Appariranno per ridere a questa liberazione, per fremere sapendo a che la devono. Tu va, egli verrà a te. Tu farai ciò che egli ti prega di fare, lo aiuterai in tutto come ti fosse fratello, e gli dirai anche: quando sarai del tutto purificato, andremo insieme sulla strada del fiume oltre Doco ed Efraim. Là il Maestro Gesù ti attende e mi attende per dirci in che lo dobbiamo servire. Farò così. E l'altro? Chi? L'Iscariota? Chiede Gesù. Sì, maestro. Per lui dura il mio consiglio, lascialo decidere da sé e per lungo tempo evita anzi di incontrarlo. Starò presso il lebbroso, nella valle dei sepolcri, solo gli immondi si aggirano o chi ha contatti di pietà con loro. Bene, con questo finisce il primo paragrafo. E adesso cominciamo a ripercorrerlo, non andremo molto più avanti, anzi ci fermeremo sicuramente qui. Il secondo paragrafo, diciamo però un trailer, si intitola Non cercato si impone come discepolo. Io ricordo molto bene tutte quante queste cose e sarà certamente un paragrafo che già manifesta il dramma, ecco, da subito. Quello di oggi. Allora, volendo andare a fare un pochino di
di focalizzazione. Allora, l'episodio della guarigione del lebbroso comincia tutto così, o meglio, venite a Gesù dagli altri apostoli, che c'erano tre persone che volevano incontrarlo. Uno era un lebbroso e poi questi due fantomatici e misteriosi personaggi. Gesù va da questo lebbroso e lo guarisce. Già cominciano ad esserci dei particolari molto molto interessanti, perché questo lebbroso invoca il tuo segno, il tuo segno, il tuo segno. E Gesù risponde: sarà alzato nella sua ora. Come tutti quanti sappiamo, è il santo segno della croce, quel segno di cui fu detto in visione all'imperatore Costantino il Grande: in hoc signo vinces. E proprio in quel segno vinse la battaglia a Ponte Milvio contro Massenzio e liberò il cristianesimo dopo secoli di persecuzione. Noi che siamo figli di Dio dobbiamo avere la massima venerazione possibile per questo segno, il segno della croce. Allora, figlioli miei cari, consigli: il segno della croce dobbiamo portarlo al collo. Il crocifisso è il nostro distintivo primario. Lo portiamo con fierezza, senza vergogna, ovviamente, e come la perla più preziosa che abbiamo nel cuore. Dinanzi a quel segno i demoni tremano. Lo portiamo nelle nostre case, nostra camera, in nessuna casa manchi mai e per nessun motivo il crocifisso. Sappiamo che uno dei segni orribili di questi nostri sciagurati tempi è la guerra contro il crocifisso nei luoghi pubblici, nelle scuole. A quanto ne so, già da molte parti è stato fatto sparire il crocifisso. Ci fu un caso abbastanza famoso, non ricordo il nome, meglio perché così sempre meglio evitare di fare nomi e cognomi, ma chi lo conosce capirà, di una giornalista, probabilmente della Rai, ma non ne sono sicuro, che gli volevano far togliere il crocifisso dal collo e che ha intentato una battaglia legale e ha vinto. Ottimo lavoro. Oh, poi il segno della croce dobbiamo anche farlo, farcelo, non come gesto scaramantico o superstizioso, per carità, o tantomeno come scacciamosche. Ci sono certi segni di croce che sono lo scacciamosche, ma come segno di amore, di devozione e di protezione. Perché il segno della croce è un sacramentale, il sacramentale di base, quello che è alla portata di tutti. Molti dovrebbero essere i segni della croce con cui la nostra giornata è accompagnata. Ecco, se vogliamo imitare la sapienza della Chiesa, che era sempre molto attenta, nella Santa Messa di sempre, la Santa Messa in Veduto Sordo, ci sono esattamente 33 segni di croce che si fanno, tra segni di croce, diciamo, normali, quindi fatti dal sacerdote su se stesso, oppure sul petto, oppure sulle labbra, oppure sulle offerte, oppure con l'ostia e il calice. Per esempio, i cinque segni di croce che si fanno al per ipsum, lambendo l'ostia da un bordo all'altro del calice per 3 volte e poi dal calice al petto per 2 volte, tracciando sempre dei segni di croce. Tutte sparite queste cose qui. Non c'è più niente. Adesso c'è il segno della croce all'inizio. Ci sono, va bene, i segni di croce sulla testa, sulle labbra e sul petto al Vangelo.
E dopodiché abbiamo finito. C'è la benedizione alla fine, finito. No comment. Allora, siccome non abbiamo più nemmeno, ecco, la consolazione liturgica, io consiglierei vivissimamente questi 33 segni di croce. Facciamo in modo di farli tutti ogni giorno, distribuendoci nell'arco della giornata. Ma se vogliamo portarci uno slogan, ecco, modellato un po' in maniera ovviamente modificata su un proverbio umano, facciamo che 33 segni di croce al giorno tolgono il diavolo di torno. Il tuo segno sarà alzato nella sua ora. Ok, poi c'è l'incontro con questi due personaggi e chi parla è Giuda. E qui cominciamo subito a capire, si capisce da subito, capite? Il proverbio il buongiorno si vede dal mattino. Guardate che è un proverbio, posso dire, 53 anni, quasi 20 di sacerdozio. Il buongiorno si vede sempre dal mattino. Allora, la prima cosa che Gesù dice a Giuda. Notiamo subito un particolare. Gesù sapeva perfettamente che era Giuda. Perfettamente. Che cosa fa? Cerca da subito di farlo ragionare e di portarlo dentro la propria coscienza. Se Giuda si fosse lasciato guidare in questo, vedremo che così non sarà, ora non starebbe torturandosi all'inferno. Torturandosi, rammaricandosi e soffrendo indicibilmente. Non date retta a chi dice che possiamo sperare che Giuda all'inferno non ci sia. Non è così. Giuda chiede: perché mi cercate? Domanda fondamentale. Perché mi cercate? Attenzione che dietro Giuda possiamo essere nascosti tutti. E quindi sentiamola rivolta a noi, questa domanda. Chi sta ascoltando in diretta o chi ascolterà in differita questa piccola catechesi? Perché mi cercate? Perché tu cerchi Gesù? Che cosa vuoi da Gesù? Che cosa ci aspettiamo da Gesù? Cosa ci aspettiamo? Giuda risponde, risposta sbagliata, per seguirti perché tu hai parole di verità. Questa è la prima cosa che dice, ma non è la risposta reale. Poi Gesù gliela tira fuori. Infatti, prende l'imbeccata, seguirmi, ma voi due sapete dove sono diretto? Ed ecco la vera risposta. No maestro, ma certo alla gloria. E qui Gesù corregge subito. Sì alla gloria, ma non alla gloria della terra, ma una gloria che ha la sua sede nel cielo e che si conquista con virtù e sacrificio. E quindi Gesù incalza. Quindi dunque, perché volete seguirmi? E Giuda risponde, per avere parte della tua gloria, dice. Attento, ma questa gloria di cui ti ho parlato? E lui dice, sì, la gloria secondo il cielo. Bugia, non è vero. E Giuda ha detto la verità, perché il grande problema di Giuda, lo si vede già subito, è che seguiva il Signore pensando di averne gloria. Quindi non soltanto gloria, ma
tornaconto, benessere, benefici, terreni. Terreni. Quanta gente dice: ah, ma io ho seguito il Signore, ho pregato il Signore, gli ho chiesto questa grazia e non me l'ha fatta. E quindi adesso non lo seguo più. L'atteggiamento di questo genere non è molto distante da quello di Giuda. Dove sta scritto che il nostro Signore ci chiama al suo seguito per esaudire tutti quanti i nostri desideri, per esempio, di grazie terrene? In quale parte della Sacra Scrittura sarebbe scritta una cosa del genere? Io non l'ho mai letta. Io ho letto quello che Gesù qui accenna: chi vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Ah, questo certo che si legge. E quando Giuda risponde, dice: sì, vogliamo prendere parte alla gloria secondo il cielo. Subito Gesù dice: non tutti possono arrivarvi. Perché Mammona insidia i desiderosi di cielo più degli altri. Questo vale anche per noi. Nessuno pensi che va bene, adesso mi metto in testa di seguire il nostro Signore e troverà la strada in discesa. Il diavolo può proprio metterci la mano sul fuoco. Si metterà di traverso, farà di tutto per ostacolarti, farà di tutto per farti tornare indietro, farà di tutto per metterti i bastoni tra le ruote, oppure farà di tutto per fare in modo che la tua sequela sia completamente stravolta, quindi snaturata dal suo retto fine. Questo è sicuro, questo qui. E quindi Gesù dà subito l'antidoto. Solo chi sa fortemente volere resiste. Ecco un punto cardine, e questo sarà anche il punto cardine della problematica di Giuda. Lo vedremo in tutto questo libro. Ecco perché Gesù glielo dice subito. Fortemente volere. Fu detto pace in terra agli uomini di buona volontà. Senza la volontà, figlioli miei cari, non si fa nulla. Ecco, io sto in questo momento, tra le altre cose che sto facendo, imbarcato nella revisione di un testo che dovrò pubblicare, che si chiama La vita morale e le virtù cristiane. Nella prima parte, quando spiego che cos'è un atto umano, che cos'è una virtù, che cos'è un atto virtuoso, eccetera, eccetera, a un certo punto poi si arriva alla prima suddivisione delle virtù. Proprio oggi pomeriggio, in serata, stavo rivedendo questa sezione. È la distinzione tra le virtù intellettuali e le virtù morali, perché ci sono 5 virtù intellettuali e 11 virtù morali. Vorrò approfondire poi tra un mesetto. Spero che questo libro si riusciremo a pubblicarlo. E San Tommaso d'Aquino dice: e quali sono le più importanti? Le virtù intellettuali, cioè quelle per mezzo delle quali, o le virtù morali? Dice: sì, assolutamente parlando, sono le virtù intellettuali, ma concretamente parlando, sono le virtù morali. Perché se tu, le virtù morali sono quelle che consentono alla volontà di indirizzarsi direttamente, di dominare le passioni. Se tu questo non lo fai, e c'è per esempio la virtù intellettuale dell'intelletto, quindi una testa che funziona, ma funziona pure, per esempio, funziona fin troppo bene anche la testa del diavolo. Ma la testa del diavolo funziona in maniera pervertita. Funziona benissimo la testa di un boss della malavita. Lo sapete questo qui, no? Non potrebbe essere un boss della malavita se non gli funzionasse bene la testa. La preponderanza delle virtù morali. La volontà deve essere retta. Solo chi sa fortemente volere resiste.
Seguire me vuol dire lotta continua con il nemico che è in noi, cioè la carne. Col mondo nemico, il secondo nemico dell'anima, e col nemico che è Satana. Qui Gesù fa una piccola lezione di teologia ascetica. Quali sono i tre nemici dell'anima? Sapevate? La carne, il nemico che è in noi, Giuda. Il mondo con i suoi idoli, in primis i soldi, altro grande problema di Giuda. E terzo, il diavolo. Sommo problema di Giuda. Perché Giuda diventerà un suo luogotenente fino a diventare il suo pupazzo al termine della sua vita. E poi continua, perché così, dice quindi, vuole il nostro spirito che è rimasto conquistato da te. Senti, tu sei santo e potente. Vedete come potente. Potente. E noi vogliamo essere tuoi amici, amico del potente, amico di colui che mi darà fasto e lustro umano, amico di colui di cui sarò il primo ministro, d'accordo, nel suo grande regno iperpotente. Cioè, per esempio, vedremo che Giuda è proprio l'incarnazione emblematica di un aspetto dell'ebraismo che Gesù combatté. È quello che praticamente su cui ho costruito tutto quanto il Vangelo di Marco, il cosiddetto segreto messianico. Nel Vangelo di Marco Gesù non vuole mai che a nessuno sia detto che lui è il Messia. Non ditelo a nessuno, non ditelo a nessuno, non ditelo a nessuno, non ditelo a nessuno. Perché non lo devi dire a nessuno? Perché lui non voleva dare l'immagine, quella che aveva Giuda, di essere quel Messia che una larga parte dell'intelligenza di Israele si aspettava, che era il nuovo Davide, il Messia politico, quello che viene estraneo del regno, quello che avrà un potere umano, che avrà gloria umana, che restituisce fasti e gloria perduti al popolo eletto. Ma lui non è questo. Vedete come Gesù mostra la sua prescienza? Vogliamo essere tuoi amici? Amici. Gesù tace e sospira. Ecco, attendo e sogno il re dei giudei, dice dopo Giuda. Re ti ho sentito nella parola, re ti ho visto nel gesto, prendimi con te. E qui Gesù gli dà un bell'altolà. Prenderti ora, subito, no. E vedete qua, immediatamente come appare lo spirito di Giuda. Perché, maestro? A parte che a Dio non si chiedono i perché, ma perché? Gesù comunque lo spiega, è meglio pesare se stessi prima di prendere via molto erte. Questo vale anche per noi. E quando Giuda obietta, non credi alla mia sincerità, dice, credo al tuo impulso, ma non alla tua costanza. Dice, pensaci Giuda, vedete, pensaci. Non mi ricordo con chi in questi giorni stavo parlando della tragedia di un'anima dannata, di qualunque anima dannata. Sapete qual è la tragedia anche dei demoni, eh? Leggete i libri degli esorcisti. Alcuni demoni, quando, come dire, si calmano un po' e sono in vena di confessioni, tra virgolette, sapete cosa dicono? Sì. Come vorrei poter tornare indietro e non fare quello che ho fatto e poter andare in paradiso? Ma non lo posso fare più. Sono maledetto e sono segnato per sempre. Io immagino, non ci vuole la scienza infusa per fare questa immaginazione, che tra le pene più grandi che ci sono nell'inferno, oltre a tutti quanti i tormenti, c'è proprio il rimorso brutto.
Il rimorso derivante dalla consapevolezza di io qui ci sono venuto per colpa mia. Sarebbe potuto andare diversamente, sarebbe dovuta andare diversamente. Come? Avrei dovuto semplicemente usare un po' più di ponderatezza, pensare, valutare, discernere. Sapete cosa mi diceva sempre la mia santa mamma quando io ero in seminario? Mi diceva sempre così: Leonà, guarda che se c'è qualche dubbio, tu devi tornare a casa, eh. Non pensare che devi fare bella figura, qui la porta è sempre aperta. Perché ricordati sempre che è meglio un buon cristiano che un cattivo prete. Tu questa cosa non la devi fare se non sei convinto. Sante parole della mia santa mamma. Interessantissimo, poi. La spiegazione che Gesù dà, e questo vale anche per noi, a chi dice, beh, certo però, questi erano mossi dallo stesso impulso, però a uno tu l'hai trattato con una certa benevolenza e condiscendenza, a quell'altro gli hai proprio messo degli altri là, insomma, ma perché li tratti diversamente? Ricordiamo sempre che la giustizia, questo vale per Dio, ma questo vale anche per i ministri di Dio, non è trattare tutti allo stesso modo. Perché le persone non vanno trattate tutte quante allo stesso modo. Perché uno come Tommaso va incoraggiato e uno come Giuda va frenato. Guai se fossero trattati allo stesso modo. E quindi cerchiamo di non chiedere troppi inopportuni perché. Perché Dio sa quello che fa. E si spera che anche i ministri di Dio, almeno quelli coscienziosi e mossi appunto da buone intenzioni e da volontà retta, si spera che sappiano quello che fanno. Infine, per concludere questa prima puntata, un piccolo commento su quello che Gesù dice a Tommaso che torna indietro per seguire subito il Signore. Resta lì, dimo, seguimi. Beati quelli che sono sinceri e tenaci nel volere. Vedete come torno ancora su questo tempo? Sincer su questo, no, su questo tempo, scusate, su questo punto? Sinceri e tenaci nel volere, senza una volontà ferma e risoluta non si va da nessuna parte. Non possiamo seguire Gesù, non ce la faremo mai, saremo vinti 100%. I nemici della nostra anima sono tutti quanti agguerriti. Quelli che superano le tentazioni della carne se la devono vedere con gli idoli del mondo, e quelli che superano pure gli idoli del mondo se la devono vedere con Satana. Infine, dà la missiva a Tommaso di andare a trovare questo lebbroso. Adesso non vorrei ricordare male. E poi mi faranno i commenti tutti gli esperti dell'opera di Maria Valtorta, ma ho il serio sospetto che quel lebbroso curato, proprio in questo episodio, era Simone lo Zelote, che poi diventa discepolo. Ed ecco perché manda Tommaso a dargli gli annunci, no? Lo aiuterò in tutto come se ti fosse fratello, eccetera, eccetera. Quando sarete del tutto purificato, andremo insieme sulla strada del fiume da Doca Efrem. Lì il Maestro Gesù ti attende, no? E poi attenzione, e l'altro? Iscariota? Per lui dura il mio consiglio, lascialo decidere da sé e per lungo tempo evita anzi di incontrarlo. Certe persone può essere
necessario nemmeno doverlo incontrare. Lascialo pensare per lungo tempo. Quindi da subito Gesù dà la possibilità a Giuda di risparmiarsi i guai, perché pur senza mancare alla carità e pur senza chiudergli una porta a priori, lo ammonisce e insomma glielo fa capire fin troppo bene. Come ben sappiamo, questo non è un rivelare le tappe successive della nostra, del nostro libro, ma lo sappiamo dalle vicende. Purtroppo Giuda non avrebbe dato ascolto a queste esortazioni di Gesù. Quindi sarebbe tornato alla carica, avrebbe estorto con, vedremo come, il suo poter rimanere tra i discepoli. E sapete che il nostro Signore, che rispetta la libertà, che non respinge a priori, prende atto. E purtroppo comincia il cammino verso la distruzione di Giuda. Però di questo cominceremo a parlare un po' dalla prossima puntata. Bene, che Dio vi benedica e la Santa Vergine sempre vi protegga. Laudentur Jesus et Maria.